Salmo 39, versetto 1. Io dicevo, vigilerò sulla mia condotta per non peccare con le mie parole. Metterò un freno alla mia lingua, finché l'empio mi starà davanti. La parola di Dio dice che non siano in molti a fare da maestri, perché di maestri ce n'era uno, e si è inginocchiato a lavare i piedi ai discepoli dicendogli: avete visto quello che sto facendo? Se io sono il maestro, anche voi dovete servirvi gli uni e gli altri. Non si parla semplicemente con la bocca, ma il regno di Dio è fatto di azione, di potenza, di testimonianza. Non predicare bene e razzolare male, ma camminare concordi a ciò che esce dalla nostra bocca. Tante volte noi gettiamo le perle ai porci, come dice la scrittura, perché vogliamo portare le frasi, l'Evangelo, l'insegnamento a persone che si ci ribellano contro, e su questo dobbiamo avere del discernimento, che il Signore ci illumini, perché l'Evangelo non va lanciato e le nostre perle non vanno lanciate ai porci. E con umiltà che dobbiamo porre davanti a Dio le nostre labbra, la nostra bocca, affinché Lui la possa guidare, a seconda di chi abbiamo davanti, a seconda della persona e della necessità che ha, non, come si suol dire, parlare a vanvera. E che l'umiltà ricopra sempre la nostra vita, perché tutto ciò che abbiamo proviene dalla grazia di Dio, nulla è nostro, nulla è per capacità. Ma è Lui che dispensa i Suoi doni e tocca i cuori, il nostro e quello delle anime che ci stanno davanti. Signore, dacci sapienza, te lo chiediamo con tutto il cuore.